The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. Fannie Mae e Freddie Mac sono due società che garantiscono finanziamenti per comprare le case negli Stati Uniti. Sono arrivate a garantire 5.200 miliardi di dollari a mutui, due volte e mezzo il PIL italiano. 2007, il prezzo delle case scende. Le due società crollano in borsa. Settembre 2008, vengono nazionalizzate dal Tesoro americano per evitare la bancarotta. Lehman Brothers Holdings Inc. è una società specializzata nell'investment banking. 15 settembre 2008, la società annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11, la procedura di fallimento pilotato prevista dalla legge statunitense. Annuncia debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore di 639 miliardi. Un valore pari al PIL dell'Olanda. È la più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti. La società è ancora esistente fino al completamento della procedura di bancarotta. Northern Rock PLC è una banca britannica. 14 settembre 2007. La banca ha problemi di liquidità. Riceve un prestito dalla Bank of England. I correntisti vanno nel panico. Assaltano le filiali della banca per ritirare i propri risparmi. 22 febbraio 2008. La banca diventa di proprietà statale, non essendo in grado di riparare i propri debiti. Ottobre 2008. L'Islanda si dichiara sull'orlo del fallimento. Per gli islandesi diviene impossibile prelevare denaro dalle proprie banche. Russia e FMI prestano denaro allo Stato islandese per fare fronte alla crisi di liquidità. Un paese di 300.000 abitanti si era indebitato per miliardi di dollari. Autunno-inverno 2008-2009. La parola crisi è all'ordine del giorno nell'agenda dei media. Primavera-estate 2009. La crisi passa in secondo piano. La crisi esiste e i figli dei nostri figli finiranno di pagarla. Com'è potuto accadere tutto ciò? Cosa sta accadendo? Cosa accadrà? Cena da Keynes è uno spettacolo teatrale che vuole rispondere a queste domande. Le parole chiave della finanza e dell'economia permetteranno di comprendere cosa sta succedendo. Protagonisti dell'economia e della finanza saranno presenti sul palco per spiegare il proprio punto di vista sulla crisi. La narrazione sarà affidata a Pierangelo da Crema, autore di numerosi saggi sulla materia, che permetterà al pubblico di penetrare in maniera radicale il mondo dell'economia e della finanza contemporanea, per comprendere le ragioni, per far sì che in futuro non si ripetano i medesimi errori, perché l'economia e la finanza non siano più discipline alla portata di pochi specialisti e ritornino ad essere patrimonio comune della gente. Il primo economista della storia era un filosofo. Ed è al pensiero comune che si intende riportare economia e finanza.